Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Oggi ci siamo spostati più all'interno in modo tale da fare una puntata molto più intima sotto certi punti di vista, perché sarà davvero molto piena di nuovi prodotti, di informazioni utili e di tanti bei progetti, come d'altronde ogni settimana vediamo. E in questo caso particolare parleremo dei progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio. Ma iniziamo subito con un'informazione importante che sicuramente già saprete. Parliamo di loro, madre, figlio, fratello, sorella, insomma come volete chiamarli. Parliamo del Bravissimo. Ce l'avete richiesto per tanto tempo e come sapete abbiamo lottato per tanto tempo affinché potesse finalmente tornare. Magari non è la stagione più adatta, ma fossi in voi io procederei comunque all'acquisto in vista comunque dell'autunno o dell'inverno prossimo. E come potete vedere, questa attesa è stata ripagata. Perché? Perché il prezzo del Bravissimo è davvero imbattibile. Ciò nonostante, comunque in questo periodo i prezzi della materia prima siano aumentati. Bene, Tessiland che cosa fa? Propone un filato come questo. Solitamente prodotti generici come l'acrilico comunque sono facilmente assimilabili ad altre marche, ma il Bravissimo, soprattutto questo di Tessiland, è l'unico sul mercato ad essere controllato singolarmente gomitolo per gomitolo, condizionato, finissato e imballato interamente in Italia. E gli acrilici che adoperiamo sono comunque prodotti che provengono dai migliori produttori mondiali dei paesi CE ed extra CE, paesi asiatici esclusi. Quindi poi a questo prezzo, voglio dire, non li trovate da nessuna parte, anche perché io ho fatto una piccola indagine di mercato ed ho riscontrato che il nostro è l'unico che ha questo peso, che costa meno in Italia. Questo perché? Perché realmente ci teniamo a voi e cerchiamo di dimostrarvelo, insomma, ecco, rendendovi partecipi di rubriche, ma anche e soprattutto cercando di proporvi solo ed esclusivamente il meglio. E poi parliamo di un prodotto italiano, quindi sosteniamoci, mi raccomando. Ma vediamo il primo progetto di oggi, vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Daniela Foresi. Vediamo che cosa ha utilizzato. Daniela ha utilizzato Oxa Fucsia, il tutto lavorato con uncinetto numero 3 e manici in metallo trapezio. Lei ha preso spunto dalla borsa Boreal di Chris che in tanti avete riproposto e ci ha inviato anche un video. Vediamolo. Salve a tutte, mi chiamo Daniela e abito a Sasso Corvaro, un piccolo paesino in provincia di Pesaro Urbino, nelle bellissime Marche. Mi presento oggi con il mio ultimo progetto, la borsa Boreal, realizzata seguendo il tutorial dell'angolo di Chris. Ho utilizzato il filato della Tessiland Oxa sfumatura fucsia. Ne ho utilizzate all'incirca 320 grammi e uncinetto numero 3. La borsa misura all'incirca 32 cm x 38 cm in altezza, una borsa a parer mio bellissima, molto estiva, dai colori, da una nuance meravigliosa e vorrei ringraziare per questo la Tessiland per tutto quello che ci propone, per i suoi magnifici filati, per i suoi magnifici accessori, per la serietà e la disponibilità. Auguro a tutti buona giornata e speriamo di rivederci con nuovi progetti. Grazie. Che dire, Daniela, attendiamo i tuoi nuovi progetti allora. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Mariana Koretki o Korecci, non so esattamente. Comunque, lei ha utilizzato, vediamo. Mariana ha utilizzato il Thai Skinny Beige e l'uncinetto 3,5. Allora, per questo cappellino, che misura circa 56 cm, ha lavorato tutto a punto basso. Mariana ha utilizzato circa una rocca di Thai Skinny Beige. È un cappellino realizzato su richiesta di un'amica di sua madre e ha preso spunto dal cappello con la raffia ritorta dalla fata Tuttofare. Mariana ci ha raccontato che vive a Brescia. La sua passione verso l'uncinetto e i ferri è nata fin da quando era piccolissima e in realtà chi le ha insegnato i primi punti è stata proprio sua madre. Poi grazie alla tecnologia e soprattutto ai tutorial visti su YouTube, insomma, ha imparato tutto il resto. Ha detto che sarebbe ore, 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 ore
ore e ore a uncinettare, perché lo considera davvero un relax che la fa star bene al 100%. Io, lei sa perché, le faccio un grandissimo in bocca al lupo e un grande augurio, ecco. Ma adesso parliamo di una serie di articoli che è arrivata da pochissimo nel nostro catalogo Tessiland, di un'azienda che possiamo dire davvero il massimo, ma a livello proprio mondiale, di ciò che riguarda attrezzi e articoli per l'handmade, vale a dire la Knit Pro. E Tessiland ovviamente non poteva farsela scappare e ha al suo interno degli articoli che sono, diciamo, la punta di diamante, insomma, di questo grande marchio. Iniziamo a parlare da questi. Se sono le punte corte, Knit Pro ovviamente, zinc, metallo leggero con aggancio intercambiabile. Ed hanno una lunghezza di circa 9,5 cm, quindi sono piccoline, sono, credetemi, molto leggeri, maneggevoli, davvero uniche. E poi oltretutto sono colorate, e il che ovviamente è molto utile, perché ciò vi consentirà di far sì che non vi potrete confondere tra i vari numeri, perché appunto a ognuno di essi, ogni numero ha un colore corrispondente. L'aggiunzione oltretutto per applicare il cavetto è liscia. Ciò cosa vi consente? Di far sì che nel momento in cui attaccherete il cavetto non si sentirà quella differenza che magari ogni tanto potrebbe tirare il filo e quindi dar fastidio alla creazione che state realizzando. La leggerezza che mi auguro potrete toccare con mano è davvero unica, e questo vi consentirà di far sì che potrete realmente lavorare con questi ferri per ore e ore e ore. Queste invece sono le punte corte Knit Pro Nova. Allora, in cosa differiscono da quelle che abbiamo visto prima? Innanzitutto nella lunghezza. Queste infatti sono sempre appunto ferri circolari, ma hanno una lunghezza di 11,5 cm, ma sono sempre in metallo leggero e con cavetto intercambiabile. Poi, per quanto riguarda la parte finale liscia, anche queste ce l'hanno, quindi anche qui non ci saranno difficoltà o comunque possibilità che possa essere tirato il filo. E così come c'è la punta finale, che è davvero molto liscia, in modo tale che possiate inserire tranquillamente il ferro all'interno del lavoro. Ma adesso parliamo dei cavetti. Dopo aver parlato dei ferri, ovviamente non possiamo che parlare dei cavetti. Allora, questa è una chicca. Perché? Perché ogni cavetto, o meglio ogni numero che sceglierete di cavetto, ha un suo colore. Quindi c'è questo che è rosso, c'è l'arancione, c'è il verde, c'è il giallo, c'è il blu, e anche in questo caso non potrete confondervi, quindi non dovrete neanche capire di quale lunghezza si tratti, tirarli su, intrecciarli tra di loro. Vi basterà già capirlo per colore, scegliere il colore corrispondente e voilà, avrete scelto il cavetto giusto. All'interno di ogni singola confezione troverete ovviamente il cavetto, ça va sans dire, e i due cappucci terminali e ovviamente la chiave per cavo. Questi cavi, come li vedete, insomma, sono colorati, sono davvero molto resistenti, sono flessibili, insomma tutto ciò che cercate in un cavetto per ferri circolari. L'aggiunzione, proprio per continuare il discorso relativo ai ferri, è anch'essa molto liscia, sempre per tornare al discorso di prima, quindi e non far sì che il lavoro possa incappare tra il ferro e il cavetto. Ovviamente viene inserito avvitando il cavetto, quindi ciò vi consente davvero che possa esserci una grande resistenza e un grande legame tra i due. Poi ci sono anche i connettori che vi consentiranno di avere, di raggiungere la lunghezza dei ferri, ma anche dei vari cavetti che vorrete. Poi ci sono questi, i ferri circolari corti, vedete come sono piccoli? E li vedete perché appunto il cavetto è colorato. Ferri circolari corti con cavetto, questa volta già incluso, quindi già fissato. Ovviamente la lunghezza rimarrà sempre la stessa, vale a dire 25 cm, cambierà solo il numero del ferro in base a quello, insomma, che sceglierete. Sono progettati da tubi di ottone, cavi galvanizzati, che rendono il ferro di alta qualità e ovviamente che dura di più nel tempo. E anche qui la stessa qualità garantita per tutti gli altri ferri. E vi ricordo che tutti i ferri, tutti i cavetti sono presenti in tutti i numeri e in tutte le misure che vorrete. Per vederli tutti andate sul nostro sito www.tessiland.com, correte la pagina fino alla fine alla voce nuovi prodotti e li vedrete tutti, oppure andando nella categoria dedicata agli attrezzi. E in ultimo concludiamo con il set. Set che troverete in questa pratica borsettina che sicuramente, insomma, riutilizzerete in tantissimi modi diversi, perché è davvero, insomma, pratica e capiente, e una volta tirato fuori tutto ciò che c'è all'interno, insomma, potrete utilizzarlo per inserire anche altri ferri, altri uncinetti o, perché no, anche per il mare. Cosa troverete all'interno di questo set?
Allora, 8 coppie di punte intercambiabili, 4 cavetti, 8 tappi terminali e 4 chiavi per cavo. Insomma, c'è tutto. Lo acquistate, avrete già tutto. Dovrete solo mettervi all'opera. Insomma, davvero c'è da dire che tra cavetti, ferri o anche semplicemente con il set potrete davvero realizzare maglie, pullover, accessori decorativi e molto altro. Quindi, al lavoro! Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Marilena Pellizzari. Lei ha realizzato questo vestitino prendendo spunto dall'abito Cassi della Fata Tuttofare. Infatti dobbiamo dire che insomma, ecco, ha rispecchiato appieno questo tutorial. Infatti ha utilizzato, Marilena ha realizzato questo vestito utilizzando il bravissimo nella variante salvia e lavorato con uncinetto numero 4, appunto lo stesso filato, soprattutto lo stesso colore. Le è piaciuto, ha preso spunto inoltre anche da qualche altra fatina che ha pubblicato un progetto sempre sul gruppo, e infatti poi ha portato alcune piccole modifiche. Si è trovata molto bene con questo filato, ma ci ha inviato anche un bel messaggio vocale in cui ci parla di sé. Ascoltiamolo. Salve, sono Marilena Pellizzari e vi ringrazio tanto per avermi contattata. Mi ha fatto molto piacere. Io abito ad Enemonzo, in provincia di Udine, che è un piccolo paese della Carnia. La Carnia si trova nella zona montuosa del Friuli e io vi consiglio tanto di visitare per ammirare i suoi paesaggi lussureggianti. Ho iniziato a lavorare ad uncinetto a 10 anni, quando la mamma di una mia amica ce l'ha insegnato così per intrattenerci durante le vacanze estive. Però da allora questa passione, insieme a quella per la lettura, non mi hanno mai abbandonato. Prima ho iniziato con centrini e coperte, poi con l'avvento di internet sono passata a sciarpe e scialli ed infine poi ho scoperto le youtuber e lì mi si è proprio aperto un mondo fatto di gonne, vestiti, maglie, cardigan ad uncinetto che così ho potuto realizzare. Per i miei progetti uso sempre i vostri filati che apprezzo sia per la qualità che per il costo. Bene, vi ho detto tutto e non mi resta che salutarvi con il tipico caratteristico saluto friulano. Mandi! Beh, che dire, mandi! Ma adesso veniamo alla foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, e questa devo dire vi è piaciuta tantissimo, come molte altre. Ha un lavoro sicuramente molto particolare, però ha ottenuto più quasi 700 mi piace, insomma davvero tantissimi. Parliamo di Laura Venturini, che ha utilizzato Laura per realizzare questa stupenda borsa che tanto vi è piaciuta. Ha utilizzato il tè sublime nero, il tè sublime bianco ottico, lavorato con uncinetto 3,5 e la rete canvas. Ci ha inviato un vocale e quindi noi non possiamo fare altro che ascoltarlo. Eccomi, sono una signora friulana e abito in un piccolo paesino in provincia di Udine. Non avevo mai fatto borse, ma un anno fa, durante il lockdown, come tutti, chiusa in casa, ho seguito la Fata Tuttofare e altri siti dove realizzavano borse. Così mi son detta, ma perché non provare? Ho iniziato a fare acquisti da Tessiland e ho fatto parecchie borse. Di questa in particolare mi sono innamorata subito del disegno e l'ho trovato su internet. All'inizio ero molto scettica sul risultato, ma poi terminata mi ha entusiasmato parecchio. Ho usato l'uncinetto numero 3,5, il cordino Pai Sublime Nero, circa 400 grammi, e il Sublime Ghiaccio Bianco, circa 100 grammi. Il pannello, con il disegno, è stato fatto a mezzo punto su rete canvas. Il retro e i laterali sono lavorati a uncinetto a punto basso. Io uso parecchio cordino sublime, che lo trovo molto scorrevole nella lavorazione. Provare per credere. Grazie di cuore a tutti. Grazie a te Laura e complimenti. E la puntata di quest'oggi si conclude qui. Io però mi è giunta una vocina che è una grande novità, una grandissima novità. So che comunque Tessil, come abbiamo detto prima, è sempre alla ricerca di nuovi prodotti, tante soluzioni da offrire, e soprattutto in quest'ultimo caso c'è una vocina che mi è giunta che riguarda un metodo di pagamento nuovo che dovrebbe essere introdotto tra un po' di tempo, che è
un pagamento a rate. Ebbene sì, praticamente per chi lo vorrà sarà possibile un pagamento a 3 rate per, diciamo, semplificare o agevolare soprattutto per chi ha intenzione di fare grandi acquisti. Io non ho detto nulla però, rimane tra noi. Dicevamo, la puntata di quest'oggi si conclude qui. Io ovviamente vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, ma vi ricordo che tutti i prodotti, tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potete trovarli qui sotto oppure cliccando sulla i qui in alto. Di seguirci su tutti gli altri social, quindi Facebook sulla nostra pagina Meglio di Maya, Instagram, Pinterest e TikTok. Di iscrivervi al nostro canale YouTube, non finirò mai di ripetervelo, e di attivare la campanella, tanto basta fare iscritto, cliccare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche, tutti i nostri video, tutto, insomma, tutto. Di commentare se avete suggerimenti, apprezzamenti, qualsiasi cosa voi vogliate, di cliccare un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, di leggere i nostri articoli sul sito www.meglio-di-maglia.com, il blog ufficiale, il solo e unico blog di Tessiland, scritto da noi, sempre per voi, e basta, direi. Basta, sì, basta. Ok, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Valentina.